Quale sarebbe il problema? C'è malcontento a Cydonia, Mistios. Le guardie e i mercanti sono ai ferri corti. Il compito delle guardie è servire il popolo. Perché sono in agitazione? Tasse. I mercanti si rifiutano di pagare le tasse dopo l'aumento e le guardie sono fin troppo efficienti nel riscuoterle. E il loro capitano, Diocle, è più un bandito che una guardia. Questa rivolta non gioverà agli affari. Vorrei il tuo aiuto per placare gli animi a Cydonia. Un capitano assetato di potere, rivolte... Sembra un lavoro serio. Che sarà ben ricompensato. Ho delle gemme preziose che di certo alletteranno una persona come te. Sarò felice di aiutare. Bene! Le zone più calde sono l'Agora, il Mercato Orientale e i Moli. Ti serve sapere altro? Posso usare qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle tensioni. So che per voi Mistios una lama è la risposta a tutto e che sì, uccidere tutte le persone coinvolte porrebbe fine alle tensioni, ma a volte il risultato migliore si ottiene con il dialogo. Se la causa di tutto è l'aumento delle tasse, non sarebbe più semplice abbassarle? Non sai che tutto il mondo greco è in guerra? La guerra ha un costo e a Cydonia servono delle navi, un esercito. Non possiamo restare indifesi. Hai nominato il capitano delle guardie, Diocle. Chi è? Non è un uomo del popolo, Mistios. È stato lui a incoraggiare le guardie affinché facessero pressione ai mercanti. Ho sentito tutto quello che mi serve. Fa quello che serve per riportare l'ordine, ma guardati le spalle. Certa gente vuole solo approfittare dei disordini. Contiamo su di te, Mistios. Che succede? Giustizia, Mistios! A me non sembra proprio giustizia! Fatti gli affari tuoi! Queste sono le famiglie delle guardie che ci picchiano e ci perseguitano! È quello che meritano! L'aumento delle tasse è ridicolo! Ci dissanguano! Dobbiamo resistere! Dobbiamo combattere! La violenza non serve! Possiamo parlare! Parlarne! Hanno distrutto le nostre merci! Ci hanno picchiato! È vero, sì! E forse devono pagare. Ma questa famiglia non ha fatto niente. Questo bambino non ha fatto niente. Loro sono innocenti. Ma qualcuno deve dargli una lezione. Dobbiamo fargli vedere che con noi non si scherza. Non è questo il modo. Ti hanno pagato, vero? Tu lavori per loro. Come vuoi, Mistios. Non faremo del male alla donna e a suo figlio. Ma non finisce qui. Anche noi abbiamo i nostri mercenari. Che cosa succede qui? Questo bastardo deve pagare le tasse come tutti gli altri. Altrimenti spaccheremo ogni vaso dell'Agora. Sono gli ordini del capitano Diocle. Se servirà a porre fine ai disordini, distruggerò io il resto della merce. Sai stare al tuo posto, Mistios. Ora datti da fare. Basta, ti prego. Devo vendere queste merci o la mia famiglia morirà di fame. Tengo d'occhio. Comportamento
Così impari a pagare. Per il tuo intervento. Conto sul tuo aiuto anche in futuro. Io non ci conterei troppo. Potete farci questo? Che razza di città è questa, dove le guardie depredano i cittadini? È semplice. Non pagate le tasse, sequestriamo la vostra roba. Ora, fatti da parte. Altrimenti? Mistios, ti prego, fa ragionare questi idioti. Se il commercio si ferma, Cydonia andrà in rovina. La cosa non ti riguarda, Mistios. È la legge di questa terra. Se rinunciano alle loro merci, finirà bene. Le leggi sono per i deboli. La gente deve vivere libera. Questi mercanti non vi pagheranno una singola dracma. Te ne pentirai. Uccidete il Mistios! Abbiamo tutto il diritto di farlo se non pagate le tasse come dovreste. Ah!
Malaka, cos'è successo qui? Ah, il capitano di Ocle mi ha negato la ricompensa. Tu devi essere Diocle. Guarda chi c'è. Vuoi immischiarti negli affari di Sidonia? Ti costerà caro. Le lance che abbiamo vanno benissimo. Oggi non sarò io. Cosa fa? Il capitano ha avuto la decenza di portare con sé le mie gemme. Mai mettersi tra un mistios e la sua paga. È successo qualcosa al tuo carico? Eh? È successo qualcosa al tuo carico? Degli idioti, ecco cosa! L'hanno fatto cadere e hanno rotto la mia ossidiana. Anche tu lo trasportavi. Che hai detto, mocciosa? Ho detto maledetti gli idioti e i loro avi. Esattamente. Ora mi serve altra ossidiana. Se me ne porti un po', le mie lame migliori saranno tue. Affare fatto? Ti porterò la tua... Cosa? Hai detto sì? Ha detto... Sì, lo ha detto, capo. Idiota. Fantastico! La mia apprendista ti dirà dove trovare l'ossidiana. Grazie per aver accettato. Non avrebbe smesso di parlare, se no. Ci sono delle scorte nel tempio di Brito Marti e tra le rovine sommerse. Se hai domande, chiedi a me. Non ne posso più di sentire la sua voce oggi. Le rovine di cui parlavi... Dove sono? Le rovine sommerse sono sulla costa occidentale della Messara. Fa attenzione però, sono piene di squali. Buono a sapersi. Dimmi dove trovarlo.
Il tempio è di Brito Marti e a nord-ovest di Cidonia. Ma delle guardie pattugliano la zona, fa attenzione. Lui che problemi ha? Da dove posso cominciare? Ha passato una vita alla forgia. Non sente quasi nulla. Guarda, puzzi da far schifo, vecchio suino. Molto carino da parte tua. Anche tu profumi di gelsomino. Il trucco è sorridere quando dici qualcosa. Dovresti provare. So tutto quello che mi serve. Tornerò con l'ossidiana. Sta andando a prendere la roba che ti serve. Magnifico. Torna presto, Mistios. Ti prego, fai in fretta. Le mie orecchie non sopportano più le sue lamentele. Ecco la tua ossidiana. Ottimo, Mistios. Alla roba! Oh, ben fatto, Mistios. Prendi la mia lama, possa esserti d'aiuto. Forse ora starà un po' zitto. Ti ho sentito.